Eccoci qua. Come si fa una mascherina in TNT? Me l'avete chiesta in tanti, io non le vendo, però volentieri vi insegno come si fanno. Allora, il TNT è il tessuto che viene utilizzato per fare le mascherine chirurgiche. Noi in commercio lo troviamo sotto forma di tovagliette, quelle che si usano usa e getta per le feste, per dirci, per intenderci. Come si fanno? Prendete il modello che vi ho messo sui commenti, il cartamodello. Lo ridisegnate su un pezzo di cartoncino, un pezzo di carta, quello che volete, tirate le linee che vi servono, che sono i punti che praticamente vi serviranno per fare le pieghe, queste pieghe, ok? Questa qui è una misura da adulto. Come vi dicevo, prendete quattro strati di TNT, come questi, li tagliate a misura, ne tagliate un po' tutti insieme senza che ogni volta iniziate a tagliare. Quando vi ci trovate, prendete la tovaglietta, li tagliate tutti a misura e poi ci vanno veramente 2 minuti, non 5, per farle. Ok? Le posizionate così. Ora non sarò molto precisa perché è soltanto per farvi vedere il procedimento. E iniziate a fare le piegature. Fate la prima spilletta. Ora io uso questi gancetti, ma voi potete usare mollettine, lo spillo, insomma, quello che vi pare. Una punta di colla, quello che volete. Ok, la prima, la seconda. E la terza. Vi faccio un video senza tagli proprio per farvi notare quanto è rapida tutta l'operazione. E le mascherine vanno disinfettate volta per volta, quindi fatevene un paio a testa di modo che ne lavate una, nel frattempo asciuga l'altra. Il materiale è totalmente impermeabile, poi vi faccio anche vedere. Queste pieghe servono semplicemente a fare in modo che questa apertura vi copra il naso e sotto il mento e rimanga aderente sulle guance, ok? Allora, una volta fatta questa operazione, semplicemente con una spillatrice spillate questi punti. E poi, sempre con la spilletta, applicate l'elastico. Quindi un punto qui e un punto qui. Dopo averle spillate, il risultato è questo. Non sarà bellissima, ma sicuramente funzionale. Poi io le rifinisco perché so cucire un po' a macchina, me la cavicchio, non è chissà, infatti si vede un po' storto, però insomma, un punto dritto lo so tirare a macchina. E così le posso anche lavare direttamente così, la metto in bagno con una bacinellina, acqua e disinfettante, acqua e alcol, quello che volete, la lascio mezz'ora, poi la risciacquo e la metto ad asciugare. È impermeabile, quindi asciuga anche abbastanza in fretta, però fatene un paio a testa, cioè un paio a testa, di modo che se ne avete lavata una, l'altra è pronta ed è asciutta. Non asciugate al sole, non le asciugate sui termosifoni o fonti di calore normale, perché comunque è materiale plastico, molto traspirante, ma è materiale plastico, quindi non va bene a contatto con altissime temperature. Acqua calda e disinfettante, basta, ma non acqua bollente, acqua calda. Se la usate le spilline, che vi serve una cosa velocissima, va benissimo così. Quando viene rigirato in aperta la mascherina, ce l'avete, non si vedono i punti, insomma, non è che stiamo a vedere in questo caso l'estetica. Se non avete le spilline, potete mettere un punto di colla, però è un po' più rigida, ma va bene lo stesso, tanto comunque sui lati ci si ingegna come si può. Il meccanismo è semplicissimo, dovete soltanto riuscire a recuperare il TNT. Se non ce l'avete, vedete se riuscite a ordinarlo su internet o se è aperto qualche negozio. I negozi comunque ce li hanno, forse anche nei supermercati trovate ancora qualcosa. Questo, a differenza delle mascherine, è ancora reperibile. Ah, una precisazione,
Quando volete disinfettare queste fatte in questo modo, gli spillini ovviamente li dovete togliere perché poi tendono ad arrugginirsi e non va bene assolutamente. Quindi togliete gli spillini, la lavate, la disinfettate e poi la riapplicate di nuovo gli spillini come abbiamo fatto adesso.